Allora, oggi puntatina particolare. Una puntatina particolare perché un mio caro amico Davide, che saluto, mi ha fatto vedere un'applicazione che sta sviluppando. Parliamo spesso di cripto, tra le altre cose, e mi ha fatto vedere questa applicazione qui che sta sviluppando e devo dire che mi piace molto, anche perché la stiamo sviluppando, tra virgolette, dando feedback io da un lato, dall'altro lui costruendo proprio l'applicazione, almeno questa è l'idea. Quindi vi voglio mostrare come funziona. È ancora ovviamente una beta, si sta semplicemente ancora decidendo come configurarla, cosa fare. Lì lui è il mago, io posso solo fare l'utente finale, il tester. Però ecco, vediamole insieme, probabilmente piacerà molto anche a voi. Diamogli un'occhiata. Allora andiamo ad aprire l'app. Una volta scaricata, eccola qui, ancora non c'è icona, chiaramente tutto in fase di sviluppo. Vediamo come si presenta, molto lineare, molto semplice. Abbiamo market e tutto quello che sono i principali mercati. Wow, ne ho messi un sacco, penso siano i primi 100, così ad occhio e croce. Last update, quindi 10:20 in tempo reale, ci dice ora Bitcoin è sceso dell'1,18%, Ethereum 0,56%, Tether, USDC, e sono esattamente in ordine, compreso anche tra l'altro la posizione 1, 2, 3, 4, e sì, erano i primi 100 infatti. Ok, quindi qua possiamo vedere tutto, 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 quindi ottimo. Ottimo, lineare, veramente semplice, semplice. Apriamone uno, apriamo Bitcoin ed ecco qua che ci mostra il grafico, quindi di Bitcoin lineare, quindi senza troppi fronzoli, senza candele, senza niente, molto lineare. Possiamo vedere il cambio nelle ultime 24 ore, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, negli ultimi 3 mesi, nell'ultimo anno o massimo, quindi da sempre. Quindi questi qua sono i movimenti. Tra l'altro ci mostra di lato anche la percentuale, quindi nel suo massimo ha fatto un 13.900%, nelle ultime 24 ore un meno 1,18%, nell'ultima settimana meno 4%, nell'ultimo mese meno 12% e così via, nell'ultimo anno meno 57%. Quindi possiamo vedere, trovo anche molto carino il prezzo qua sulla sinistra, dice prezzo del 23 settembre 2022 19.000. Oggi minimo e massimo, qui sulla destra troviamo il minimo e il massimo appunto toccati nelle ultime 24 ore, immagino, così come sull'ultima settimana i minimi e i massimi. Questo è molto molto utile perché ci permette di capire in che range si sta muovendo un determinato asset. Molti non lo mettono, quindi averlo è ottimo, soprattutto vederlo graficamente così. Mi piace molto questa funzione così. Sì, poi magari in alcuni casi va a coprirsi con il grafico, però comunque si capisce. Quindi perfetto. Ok, poi i market cap, il trading volume nelle ultime 24 ore, il prezzo più alto nelle ultime 24 ore, il prezzo più basso nelle ultime 24 ore. Chiaramente qua, anche quando andiamo a cambiare il grafico, la tabella sotto rimane costante, aggiornata sulle 24 ore, giustamente, quindi anche questo è ovviamente interessante. Available supply, la total supply, max supply, l'all time high date, quindi la data dell'ultimo valore più alto, il valore più alto quanto ammonta, e l'all time low quanto è stato il più basso, e di quando è. Frecciolina poi in alto a destra per tornare indietro e voilà, quindi semplicissimo. Prendiamo Ethereum, anche qui abbiamo Ethereum, stessa dinamica, quindi stesso gioco sui prezzi, livelli minimo massimo, fantastico, market cap, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che di base mi piace molto, tra l'altro lo scorrimento per fare l'aggiornamento, fighissimo. La funzionalità torna in cima, quindi quando si scende e compare la frecciolina e va giù. Forse lagga un po', ma penso sia un problema poi del mio cellulare, quindi sarebbe poi da capire. Penso sia proprio il mio cellulare che è un pochino più lento.
Vedete, comunque molto semplice, se ne possono aprire un sacco, velocissima. E già così, molto semplice, secondo me è ottimo, perché permette veramente di mantenere essenziale l'app pulita, leggera e molto veloce. Funzionalità che personalmente andrei ad aggiungere sono degli alert, magari la possibilità di andare a settarsi delle fasce di prezzo, quindi dire mandami un avviso quando Bitcoin raggiunge i, che ne so, 25.000. Questo secondo me può essere molto interessante, anche altre app lo fanno chiaramente, però può essere uno strumento molto molto valido. E sarebbe carino se si potesse, a mio avviso, unire l'app a i nostri wallet, quindi creare, che ne so, un menu scorrevole che io magari scorro non solo su e giù ma anche destra e sinistra, dove ho il mercato, poi subito a fianco la possibilità di andare a selezionare i miei wallet per vedere l'andamento dei miei wallet collegati, e quindi andare a collegare gli indirizzi in CeFi, se voglio, tramite chiavi API, o che la cosa sia la cosa più immediata, oppure in DeFi, e lì sarebbe veramente una cosa, uno step successivo, andando a connettere direttamente l'indirizzo wallet e andare a estrapolare i dati da lì, in modo da avere il bilancio totale. Quindi, che ne so, mi immagino un grafico a torta dove c'è il bilancio totale, quanto ho in portafoglio, portafoglio inteso come tutti i portafogli connessi. Cliccando posso andare a vedere magari i dettagli, mi dice quelli in CeFi, quelli in DeFi, in CeFi a X, in DeFi a Y, e quindi una roba di questo tipo secondo me potrebbe essere molto molto interessante. E l'andamento, poi l'andamento lì sostanzialmente va a vedere i prezzi attuali sul mercato degli asset e va poi a portarli sul nostro wallet. Quindi, come visto, è un'applicazione molto semplice, molto lineare, ma che riserva qualche funzione carina. Quindi Davide sta facendo un ottimo lavoro, a mio avviso. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e soprattutto suggerisci qualche soluzione, qualche idea per migliorarla, o qualche funzionalità in più che vorresti avere quando vai ad analizzare i tuoi grafici o tener conto dei tuoi indici, perché in questo modo riusciamo a creare, questa è l'idea, creare un'app che sia il più possibile utile realmente all'utente finale, quindi non quelle app che vengono fatte che ti fanno fare mille cose ma poi alla fine non si riescono a usare. No, qui vogliamo creare proprio un qualcosa di semplice per tutti, da partire da chi non è mai entrato nel mondo cripto a chi già ci naviga da esperto, e quindi dare possibilità di configurazioni, dare tutta una serie di funzionalità che permettano realmente di avere un'app completa come si deve. Mi fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, qualche funzionalità che ti piacerebbe aggiungere. Ogni commento è fondamentale. Iscriviti al canale, lascia un like a questo video se ti è piaciuto e soprattutto fammi sapere se ti piacciono video dove andiamo ad analizzare cose nuove, programmi nuovi, app nuovi sul mercato, sia chiaramente finanziario globale ma anche sul, in particolare su quello delle criptovalute, se ti piace proprio questo genere di video in cui andiamo a sporcarci le mani per analizzare cose nuove e sviluppare cose nuove. Ti ringrazio per essere stato qui con me e ci vediamo nel prossimo video.